Ciao, benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo questo paio di orecchini. Per realizzare questi orecchini vi occorrono 4 anellini per un paio di orecchini. Vi occorrono 8 anellini e 2 monachelle. Poi vi occorrono del filato 0,6, dei cristalli da 4 mm. Un uncinetto 1,50, una pinza e una forbice. Iniziamo il progetto. Mettiamo il filo in questa posizione, inseriamo l'uncinetto ed eseguiamo 2 catenelle. Una e due. Adesso dobbiamo prendere 6 cristalli e li appoggiamo sotto il lavoro e li andiamo a chiudere con una catenella in questo modo. Realizziamo una catenella, prendiamo, scusate, continuiamo il giro e realizziamo 3 catenelle, entriamo con l'uncinetto in mezzo da un cristallo all'altro ed eseguiamo un punto basso, 3 catenelle, entriamo con l'uncinetto da un cristallo all'altro in mezzo ed eseguiamo un punto basso, 3 catenelle, entriamo con l'uncinetto tra un cristallo e l'altro ed eseguiamo un punto basso. Continuiamo in questo modo fino a terminare il nostro giro. Abbiamo così terminato il nostro giro e lo abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso con l'uncinetto entriamo nell'arco successivo ed eseguiamo 4 punti bassi. Entriamo nel prossimo arco ed eseguiamo 4 punti bassi. Entriamo nel prossimo arco ed eseguiamo 4 punti bassi. E continuiamo in questo modo fino ad arrivare in fondo al nostro giro. Abbiamo così terminato il nostro giro chiudendolo con un punto bassissimo. Adesso continuiamo ed eseguiamo una catenella, prendiamo un cristallo mettiamo sotto e lo andiamo a chiudere con una catenella in questo modo, una catenella, andiamo non nella prima ma nel secondo punto e eseguiamo un punto basso.
una catenella, prendiamo un cristallino, un cristallo, lo mettiamo sotto, lo andiamo a chiudere con una catenella, entriamo non nel primo ma nel secondo punto ed eseguiamo un punto basso. Una catenella, prendiamo un cristallo, lo andiamo a chiudere con una catenella, entriamo non nel primo ma nel secondo punto ed eseguiamo un punto basso. Continuiamo in questo modo fino a terminare il nostro giro. Abbiamo così terminato il nostro giro, chiudendolo con un punto bassissimo. Adesso dobbiamo eseguire 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e andiamo, entriamo dopo il cristallo qui in mezzo, eseguiamo un punto basso. In questo modo. Noi eravamo qua, abbiamo eseguito 6 catenelle, abbiamo superato il cristallo e siamo entrati qui in mezzo da un cristallo all'altro. Abbiamo eseguito 6 catenelle e un punto basso. Continuiamo ed eseguiamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, superiamo il cristallo e andiamo ad inserire l'uncinetto tra un cristallo all'altro ed eseguiamo un punto basso. Catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Superiamo il cristallo e andiamo ad eseguire un punto basso tra un cristallo e l'altro. Così prendiamo il filo ed eseguiamo un punto basso. In questo modo il lavoro. Questo è il lavoro che deve uscire, che sarebbe questo qua. Noi stiamo eseguendo praticamente, stiamo eseguendo questi archi. Il cristallo, come potete vedere, è in mezzo. Noi partiamo da qui, eseguiamo 6 catenelle ed eseguiamo tra un cristallo all'altro un punto basso. 6 catenelle e tra un cristallo all'altro, qui in mezzo, eseguiamo un punto basso. Dobbiamo continuare in questo modo fino a terminare il nostro giro. Abbiamo così terminato il nostro giro e lo abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso continuiamo ed entriamo nell'arco ed eseguiamo un punto basso. 4 punti alti. 1, 2, 3 4. E un punto basso entrando nello stesso arco. Proseguiamo, entriamo nel prossimo arco ed eseguiamo un punto basso. 4 punti alti.
e entriamo nello stesso arco ed eseguiamo un punto basso in questo modo. Proseguiamo ed entriamo nel prossimo arco ed eseguiamo un punto basso. 4 punti alti. Ed entriamo ancora nello stesso arco ed eseguiamo un punto basso. Entriamo nell'arco successivo ed eseguiamo un punto basso. 4 punti alti. Entriamo nello stesso arco ed eseguiamo un punto basso. Proseguiamo in questo modo fino a terminare il nostro giro. Abbiamo realizzato il nostro giro, adesso lo andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Entriamo con l'uncinetto nel primo punto che abbiamo fatto, prendiamo il filo. E rientriamo nel punto. Questo è il punto bassissimo. E così il lavoro è terminato. Tagliamo e andiamo a bloccarlo in questo punto con un goccino di colla. Poi prendiamo il filo che ci avanza e andiamo a bloccarlo entrando in alcuni punti. Il lavoro è così terminato. Adesso andiamo a tagliare il filo che ci avanza. Questo è l'altro orecchino. Adesso andiamo ad inserire la nostra monachella. Prendiamo la pinza. Prendiamo un anellino e lo andiamo ad inserire in mezzo. In questo modo. Prendiamo la pinza e chiudiamo il nostro anellino. Prendiamo un altro anellino e lo andiamo ad inserire in parte a quest'altro, a questo, in questo modo. Chiudiamo. Abbiamo chiuso due anellini, adesso prendiamo il terzo anellino, lo facciamo entrare nei due anellini, poi prendiamo la monachella in questo modo, inseriamo dentro nell'anellino e chiudiamo. Prendiamo l'altro anellino, lo andiamo ad inserire dentro nei due anellini. Poi prendiamo la monachella, la e andiamo ad inserire l'anellino dentro nella monachella. Scusate, eh. Lo inseriamo dentro l'anellino nei due anellini. In questo modo prendiamo la monachella e andiamo ad inserire l'anellino dentro nella monachella in questo modo e andiamo a stringere l'anellino. Modo, così abbiamo inserito la nostra monachella. Questi sono gli orecchini.
Questi sono gli orecchini che abbiamo realizzato oggi. Questo Io vi mando un grosso saluto. Ciao, ci vediamo al prossimo video.